Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, mettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. E stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 36, volume 34, 28 dicembre 1936. Adamo col peccare fece ereditare tutti i mali alle umane generazioni, ed essendo uscito dalla bella eredità della divina volontà, in cui viveva nell'opulenza, sfarzo e sontuosità dei beni del suo creatore, perdette il diritto ai nostri beni e con lui tutti i suoi discendenti. Ma questi beni non furono distrutti, esistono ed esisteranno. E quando un bene non viene distrutto, c'è sempre la certezza che verranno coloro che avranno il bene di possederli. Or la Gran Regina diede principio alla sua vita nell'eredità di questa divina volontà, anzi, con tale abbondanza che si sentiva affogata nei beni del suo creatore.
ma tanto che può rendere felici e ricche tutte le altre creature. Ora, in questa eredità del Fiat, ereditò la fecondità, la maternità umana e divina, ereditò il verbo del Padre Celeste, ereditò tutte le umane generazioni, e queste ereditarono tutti i beni di questa celeste madre. Quindi, come suoi eredi e come madre, ha il diritto di generare nel suo materno cuore i figli suoi. Ma al nostro e al suo amore non bastò, volle generare in ciascuna creatura, e siccome era ereditiera del Verbo divino, ha il potere di farlo generare in ciascuna di esse. Come? Se si possono ereditare i mali, le passioni, le debolezze, perché non si possono ereditare i beni? Ecco perché la celeste ereditiera vuole far conoscere l'eredità che vuole dare ai suoi figli, vuole dare la sua maternità alle creature affinché mentre genera il Verbo gli facciano da mamme e lo amino come lei lo amò, col formare tante mamme al suo Gesù per metterlo al sicuro e affinché nessuno più lo offenda. Perché l'amore di madre è ben diverso dagli altri amori. È un amore che arde sempre, è un amore che mette la vita per il suo caro figlio. Vedi, vuole dotare le creature del suo amore materno e farle eredi del suo stesso figlio. Oh, come si sentirà onorata nel vedere che le creature amano il suo Gesù col suo amore di madre. Tu devi sapere che è tanto il suo amore verso di me e verso le creature, che si sente affogata e non potendolo più contenere, mi ha pregato che ti manifestassi quello che ti ho detto. La sua grande eredità che aspetta i suoi eredi è quello che può fare per loro, dicendomi: figlio mio, non aspettare più, fa presto. Manifesta la mia grande eredità e ciò che posso fare per loro. Mi sento più onorata, più glorificata. Se tu dici ciò che può fare la mamma tua, che se lo dicessi io stessa. Però tutto ciò avrà il suo pieno effetto, la vita palpitante di questa sovrana signora, quando la mia volontà sarà conosciuta e le creature, nell'eredità della loro madre, prenderanno il possesso. Libro, volume 34, 1 gennaio 1937. Figlia mia, sai, la mia mamma mi preparò la festa nel mio nascere, ma sai come? Lei era giorno dei mari d'amore che scendevano dal cielo nella discesa del Verbo Eterno, sentiva il grido continuo di Dio che voleva essere riamato, le nostre ansie, i sospiri ardenti. Aveva sentito i miei gemiti nel suo seno, mi sentiva spesso piangere e singhiozzare, ed ogni mio gemito era un mare d'amore che spediva ad ogni cuore per essere amato, e non vedendomi amato piangevo fino a singhiozzare. Ma ogni lacrima e singhiozzo raddoppiava i miei mari d'amore per vincere a via d'amore le creature, ma che essi mi convertivano in pene questi mari, ed io mi servivo delle pene per convertire in altri mari d'amore per quanti mari, per quante pene mi davano. Ora la mia mamma voleva farmi sorridere nel mio nascere e preparare la festa al suo figlio bambino. Lei sapeva che io non posso sorridere se non sono amato, né prendere parte a nessuna festa se non corre l'amore. Perciò, amandomi da vera madre, possedendo in virtù del mio fiat mari d'amore ed essendo regina di tutta la creazione, involse il cielo col suo amore e suggellò ogni stella col ti amo, figlio per me e per tutti. Involse il sole nel suo mare d'amore e impresse in ogni stilla di luce il suo ti amo figlio. Chiamò il sole ad investire con la sua luce il suo creatore affinché riscaldandolo sentisse in ogni stilla di luce il ti amo della mamma sua. Investì il vento col suo amore e in ogni alito suggellò il ti amo figlio. E poi lo chiamò affinché con i suoi soffi lo carezzasse. E facesse sentire in ogni alito di vento, ti amo figlio mio. Involse tutta l'aria nei suoi mari d'amore, affinché respirando sentissi il respiro d'amore della madre mia.
Coprì tutto il mare col suo mare d'amore, ogni guizzo di pesce, ed il mare mormorava: ti amo, figlio mio. E i pesci guizzavano: ti amo, ti amo. Non vi fu cosa che non investisse col suo amore. Col suo impero di regina comandava a tutti che ricevessero il suo amore per ridare al suo Gesù l'amore della mamma sua. Quindi, degli uccelli, chi trillava amore, chi cinguettava, chi gorgheggiava amore, perfino ogni atomo di terra era investito del suo amore. Il fiato delle bestie mi veniva col ti amo della madre mia. Il fieno era investito del suo amore. Perciò non vi fu cosa che io vedessi o toccassi in cui non sentissi la dolcezza dell'amore di essa. Con ciò mi preparò la festa più bella del mio nascere, la festa tutta amore. Era il ricambio del mio grande amore che la dolce madre mi faceva trovare. Ed era il suo amore che mi faceva quietare il pianto, che mi riscaldava mentre ero intirizzito dal freddo nella mangiatoia. Molto più che trovavo nel suo amore l'amore di tutte le creature, per ciascuno mi baciava, mi stringeva al suo cuore e mi amava con amore di madre per tutti i suoi figli. Ed io, sentendo in ciascuno il suo amore materno, sentivo di amarli come suoi figli e come miei cari fratelli. Nei brani che abbiamo ascoltato, che sono tratti dal 34° volume, quindi siamo quasi alla fine del Libro dei Cieli, quindi in un contesto di maturità spirituale anche di Luisa, quindi di sempre maggiori mari di profondità nei discorsi di Gesù, negli ammaestramenti di Gesù. Si vede benissimo, a mio modestissimo avviso, punto primo, ciò che è la quintessenza non solo della vita, ma dell'essere stesso di Gesù e quindi di riflesso dell'essere stesso della Divina Maria, che è in tutto simile a lui. È un discorso che può sembrare retorico, no? Contrito, ritrito, ma così non è, perché da questi scritti traspare proprio, come dire, la vivezza di ciò. Cioè, il discorso si riduce a un pensiero, no? Gesù è amore e non cerca e non vuole nient'altro da parte delle creature che l'amore. Amore addirittura, ecco qui bellissimi sono i passaggi del pezzo del 28 dicembre del 36, amore che Gesù vuole che diventi in tutte le anime materno e la Madonna ha il potere di trasmettercelo, perché non esiste amore più grande dell'amore materno. Come Gesù spiega, non c'è niente di più bello e di più grande dell'amore di una mamma. E Gesù vuole l'amore più bello e più grande da parte di tutti. Un amore che arde sempre, un amore capace di mettere in ogni istante la vita pur di accontentare l'amato. Questo è il prequel, no? E Gesù spiega appunto in questo scritto che la Madonna fu la prima erede dei beni persi di Adamo, persi in un certo senso, non del tutto. Cioè Adamo, dice Gesù, visse un tempo nell'opulenza, sfarzo e sontuosità, bisogna notare bene questi termini, del suo creatore. E a un certo punto però perdette il diritto ai suoi beni e lo fece perdere disgraziatissimamente anche ai suoi discendenti. Il problema è che il patrimonio perso da Adamo, diciamo così, essendo un patrimonio divino e di atti divini, non può essere distrutto. Non può.
E quindi era rimasto come sospeso in attesa di qualcuno che potesse riceverlo, come tra gli uomini si parla di eredità, e ricominciare, ecco, a fare questa vita da gran signore, diciamo così, che è la vita nella divina volontà. I termini sono molto forti: opulenza, sfarzo e sontuosità. Noi dobbiamo pensare a quello, al senso che comunemente si dà a questi termini, no? Che è quello delle ricchezze terrene. Proviamo a pensare, a immaginare, opulenza ancora, sfarzo e sontuosità. Perché questa è la vita divina nella divina volontà. La Madonna, sotto questo punto di vista, avendo ereditato tutti questi beni, dice Gesù, ha il potere di rendere felici e ricche tutte le altre creature. Anzi, lei esiste per questa, per far condividere, o meglio, per condividere lei stessa con le altre creature, questo segreto della sua potenza, grandezza e felicità. Lei dice: figlio mio, non aspettare, fa presto, manifesta la mia grande eredità e ciò che posso fare per loro. Fallo tu, perché mi sento molto più onorificata, onorata e glorificata se lo fai tu che non se lo facessi io. E questo è già in atto, però, ecco, ci sono sempre i però, tutto questo aspetta cosa? Che la volontà divina sia conosciuta e che le creature ne prendano possesso. Ecco perché l'attenzione di chi crede a queste cose deve essere sollecita e operosa, ecco, nell'ampliare le conoscenze e prendere sempre maggiormente possesso, attraverso la vita, chiaramente, gli atti, del divin volere. Poi il secondo capitoletto che abbiamo letto è veramente un pezzo da cineteca. La Madonna che prepara la festa del nascere di Gesù. Gesù è nato, siamo ancora nel tempo di Natale quando cade questa meditazione, domani sarà l'Epifania, vedremo ancora Gesù nella mangiatoia, adorato dai magi. Gesù è nato senza niente, ma abbiamo sentito, se non circondato dall'amore di madre, non solo da lei personalmente, ma ha detto nel fieno c'era il ti amo di mia madre, nell'alito delle bestie, del bue e dell'asinello, c'era il ti amo di mia madre. La Madonna ha capito tutto di Gesù. Gesù non vuole le nostre opere, non vuole i nostri sacrifici, non vuole le nostre idee, non vuole le nostre dottrine, non vuole niente, non vuole. Vuole solo l'amore. Ovviamente si intenda bene questa frase, d'accordo? Perché nell'amore autentico ci sono le opere, ci sono le preghiere, ci sono le penitenze, c'è la sana dottrina, c'è tutto quanto il possibile e l'immaginabile. Ma Gesù lo vuole, come dire, somministrato solo in questo modo. Per cui quando un'opera, un'idea, un qualche cosa non si può porre in essere senza amore a Gesù, e spesso e volentieri anche senza amore a coloro che Gesù ama, che è l'amore del prossimo, dobbiamo essere fermamente convinti che è meglio fare un passo indietro. Proviamo a pensare, no? Ma se, attenzione, qui si parla di amore autentico, capito? Cioè, una persona che, come la Madonna, che si preoccupa quando Gesù nasce di cominciare a mettere il suo ti amo, qui abbiamo visto il segreto dei giri, no? I giri che il Signore gradisce tanto, e prende e comincia ad andare a mettere il ti amo nel sole, nelle stelle, nel vento, nel mare, nei pesci, ogni pesce che guizza e che dice ti amo figlio mio. E poi l'alito degli animali, e poi gli uccelli che trillavano amore, gorgheggiavano amore, cinguettavano amore, il fiato delle bestie, il fiato, tutto, più ovviamente il suo. Immaginiamo, no? Una persona che fa queste cose può non amare Gesù?
e una persona che ama Gesù può disobbedire alla sua volontà, disobbedire alla sua legge, può tradire la santa fede, può tradire la sua parola? Ma è evidente che no. È evidente. Ecco, il problema è che l'amore autentico a Gesù è come il più che contiene tutto il meno, mentre le altre forme buone di vicinanza a Gesù, quindi chi, non lo so, ascolta soltanto, è innamorato del Vangelo, chi pensa che sia molto importante, come è molto importante, mettere in pratica la sua parola, chi pensa che sia molto importante, come è molto importante, diffondere correttamente la sua dottrina. Cioè, queste sono tutte quante attuazioni parziali dell'amore di Gesù, e non è detto che siano sempre animati dall'amore, non è detto, neanche le cose più sante, questo è quello che Gesù nel Vangelo, perché io posso pregare, digiunare, fare l'elemosina non per amore di Gesù, ma per farmi notare, per farmi ritenere santo, e questo vale in tutte le cose. Ma è chiaro che se io amo Gesù veramente, non ha, cioè, veramente vuol dire che c'è però anche, come nella Madonna, cioè, quando uno, come faccio a capire se amo Gesù? Bisogna vedere quanto tempo, cioè, quanto ci pensi a lui. Cioè, su questo noi non possiamo ingannarci e, cioè, capito? Quanto diviene naturale anche pensarci a lui, il rapportare tutte quante le cose che fai a lui. Se questo è poco, tu non lo ami, e quindi devi fare attenzione che anche nelle cose più belle che tu possa fare, potrebbe non essere la motivazione che ti anima quella dell'amore di Gesù. Questi punti focali, che sono punti importantissimi, perché Gesù dice in tante parti degli scritti: se una cosa anche santa non è fatta per amore mio, mi giro dall'altra parte. Un affetto anche santo a persona santa mi dà fastidio. Non è una cosa che vada bene, non è una cosa che fa bene. Lo dice lui, lo dice. Perché è così importante questo punto? Perché è il punto decisivo, perché per poter avere questi mari di gioie e di felicità, si tratta di entrare in un circolo di amore perfetto con Gesù. Cioè, ma sentire dire Gesù, io venivo, aveva sentito i miei gemiti, cioè, ma noi ci pensiamo, cioè, io penso che bisogna prenderle sul serio queste parole, no? Il grido continuo di Dio che voleva essere riamato, le nostre ansie, i sospiri ardenti. Dio vuole essere amato dalle creature. E le creature non se lo fidano proprio, non lo amano. O a volte hanno addirittura paura di lui. O lo ritengono addirittura la causa dei mali. O ne sono completamente indifferenti, non gliene importa niente. E Gesù prosegue: aveva sentito i miei gemiti nel suo seno. Cioè, proviamo a immaginare per quanto possibile questa scena. Mi sentiva piangere e singhiozzare, oh, piangere e singhiozzare. Gesù non dice le frottole, non parla per iperboli, è la verità. Piangeva e singhiozzava perché? Perché tu, io, non lo amiamo. Solo per questo. Ed ogni mio gemito era un mare d'amore che spediva ad ogni cuore per essere amato. Capito? Cioè, ogni cuore è destinatario di gemiti di amore di Gesù che si riversano sulle porte di quei cuori, e che succede? Non vedendomi amato, piangevo fino a singhiozzare. È triste vedere certi spettacoli, no? È triste vedere gli spettacoli delle chiese vuote. È triste vedere la gente che manca a Natale. Adesso io noto da sacerdote che una volta a Natale, a Pasqua c'erano un po' più di riempimenti di chiese. A me sembra che stiano calando anche a Natale, a Pasqua. Quindi il gelo dell'indifferenza, come dire, con la sua morsa micidiale si va dilatando. E Gesù piange fino a singhiozzare. Ma questo pianto, dice, ogni lacrima e singhiozzo, raddoppiava i miei mari di amore per vincere a via d'amore le creature.
Attenzione, questa è un'altra cosa che per un figlio della divina volontà deve essere normativa. Noi non combattiamo battaglie se non a via d'amore, come le combatte Gesù. Non a via di minacce, non a via di strilli, non a via di grida, non a via di insulti, non a via di polemiche, niente. Gesù combatte la battaglia dell'amore nei cuori a via d'amore. Questo stile di Dio è normativo per chi lo voglia realmente seguire e servire. Dice, io cercavo di vincere a via d'amore le creature, dice, ma che? Esse mi convertivano in pene questi mali, perché respingono l'amore, perché lo bestemmiano, perché lo disprezzano. E che cosa fa? E Gesù soffre per questo, sono pene per lui. E ancora, che cosa, come reagisce al maltrattamento delle creature da lui tanto amate? Mi servivo delle pene per convertirle in altri mari d'amore, per quante pene mi davano. Cioè, uno che prega le ore della passione, che arriva, ci sono dei punti, l'ho detto tante volte, dei punti che uno non può leggerli con cuore gelido, è impossibile. Quando Gesù sta in croce, cioè, dilaniato, cioè non ce la fa più, dissanguato, e dice più pene ancora. Cioè, non si può sentire una cosa del genere senza, come dire, senza sentirsi trafiggere proprio il cuore, no? Ora, chiunque esce da questa logica dell'amore, pur con tutte le buone intenzioni di questo mondo possibili e immaginabili, fa un pessimo servizio a Gesù, pessimo. A Gesù, alla causa del Vangelo, alla vita della Chiesa, a tutto. A tutto. Lo stile di Gesù e della Madonna è uno stile di amore. Allora, che cosa possiamo fare noi a Gesù? Quello che ha fatto la Madonna. Non ti ama nessuno, ti amo io in tutti e ti amo io per tutti e ti faccio sentire il mio amore per quanto posso da parte di tutti in modo tale da consolare queste tue sofferenze causate dal non amore degli uomini. Punto. Era il ricambio del mio grande amore che la dolce madre mia mi faceva trovare, tutto al termine di tutti quanti quei giri raccontati da Gesù. E questo suo amore mi faceva quietare il pianto, mi riscaldava mentre ero intirizzito dal freddo. Trovavo nel suo amore l'amore di tutte le creature e per ciascuna mi baciava. Io penso che non ci siano ulteriori parole, insomma, per meditare, per commentare queste cose. La meditazione deve diventare silenzio e deve diventare poi preghiera, perché queste cose possono entrare non soltanto nella nostra mente, ma nel nostro cuore e possono essere messe in pratica. Perché davanti a Dio conta solo l'amore, ma questo non c'è bisogno degli scritti di Luisa, con tutto il rispetto, no? Perché noi sappiamo che possono esserci persone che legittimamente, insomma, non se ne sentono attratti, ma cosa scrive San Paolo nel capitolo 13 della prima lettera ai Corinzi? Le cose che rimangono sono tre: la fede, la speranza e la carità, cioè l'amore, ma di tutte è più grande la carità, perché la fede e la speranza finiranno quando vedremo Gesù. Non ci sarà niente da credere perché vedremo con i nostri occhi, non ci sarà niente da sperare perché già possederemo tutto, ma l'amore continuerà perché l'amore è la vita dei beati. L'amore comincia sulla terra e finisce in cielo, non finisce nel senso di a termine, ma finisce nel senso che ha compimento come suo fine. Questi giorni la liturgia della Chiesa fa sentire l'Apostolo San Giovanni, l'Apostolo dell'amore, il comandamento nuovo. Si potrebbe divertire andare a vedere nel Vangelo di San Giovanni, nelle lettere, quante volte ricorre la parola amore e il verbo amare.
Adesso con gli strumenti moderni, insomma, è più facile fare i conteggi di parole, statistiche, eccetera, eccetera. E chi era San Giovanni? L'apostolo prediletto, colui che appoggiò il capo sul cuore di Gesù durante l'ultima cena e colui che visse fino alla sua assunzione con la Madonna. E che non è cosa da nulla, lui ha vissuto 3 anni con Gesù e ha vissuto 25 anni con la Madonna. Solo San Giuseppe, insomma, può, come dire, vantare un primato simile, perché poi tra l'altro San Giuseppe non visse con Gesù da maestro durante la vita pubblica come San Giovanni, quindi sentendo la predicazione, ma ci visse come padre, putativo, ma padre, quindi una vita familiare e lavorativa. Quindi quando apre bocca San Giovanni, a Roma dicono che bisogna pizzare bene le orecchie, perché è colui che ha conosciuto più a fondo di tutti, senza nessun dubbio, i cuori di Gesù e di Maria, che sono cuori pieni di amore, che vivono di amore, che danno amore, chiedono e vogliono solo amore. E nulla gradiscono che non abbia questo celeste e divino sale dell'amore. Abbiamo visto, Santa Vergine Maria, la festa che tu hai preparato a Gesù, nascente, come il tuo amore non si è accontentato di essere una marea montante, ininterrotta, sgorgante dal tuo cuore, ma ha voluto investire tutto e tutti perché questo desiderio di Gesù potesse almeno in questo modo trovare soddisfazione, dato che purtroppo non lo trova con i ricambi personali e individuali da parte delle creature da lui così tanto amate. Facci vivere un amore verso Gesù simile al tuo, questa è la preghiera più bella che si possa fare, perché questo è anche ciò che farà contento a te, questo è ciò che tu vuoi per ciascuno di noi, che noi viviamo la tua stessa vita. E la tua stessa vita nella divina volontà non è stato altro che un fiotto di mare ininterrotto di amore verso Gesù, amore dato, amore conosciuto, amore accolto e amore vissuto. Nella tua bontà e nelle tue ansie, come abbiamo ascoltato, di essere conosciuta in questo modo e che la vita della divina volontà sia conosciuta, concedici di partecipare a questo grande dono di vivere come sei vissuta tu. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti. Ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.